Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non trovano un accordo su questo DDL concorrenza e viene posta la fiducia, e allora al più tardi lì diciamo sarà il momento della verità. Tu sei d'accordo con Alessandro De Angelis che si sta sfarinando questa maggioranza di governo, o diciamo è un po' la solita storia? Beh, con De Angelis regaliamo un po' di dialettica, perché non sono d'accordo su nulla. Cioè, non penso che i problemi complessi si possano risolvere con la fiducia su una legge delega, è come dire una fiducia in bianco, risolvili tu. Penso che il Consiglio dei Ministri a 10 minuti sia una buffonata, cioè o si discute oppure non ha senso farlo, allora manda un cablogramma, è una sceneggiata. E l'ultima cosa, il tema concreto di cui si parla, forse non tutti sanno che una sentenza del Consiglio di Stato ha tagliato di 10 anni delle concessioni che erano state date. Quindi magari uno che aveva un mutuo adesso è inseguito da una banca e gli dice ridammi i soldi perché quel mutuo non è più coperto. Allora io non vorrei stare nelle mani dei partiti che cedono ai ricatti o ai veti di qualcuno. Ultimissima, il decreto concorrenza. Allora io voglio concorrere per una licenza al porto di Amberza. Però Luca Telese, il Presidente del Consiglio Draghi, ha anche precisato che se non rispettiamo, se i partiti non rispettano questa tempistica, sono messi a rischio irrimediabilmente i fondi del PNRR per di questa tranche che riguarda questo settore. Quindi diciamo, non stiamo veramente scherzando con il fuoco. Infatti non ha negato il dibattito. Non ha negato il dibattito. Lui ha detto mettiamoci una deadline, altrimenti metto la fiducia, visto che sono 4 mesi che non si trova un compromesso su questi famosi balneari, che sta diventando una vicenda grottesca. No. Comunque, Lucio Caracciolo. Diritti, allora ha ragione.